Parliamo ora di Serie C2 di calcio a 5, sempre dello Stutt Pontino. Siamo alla terz'ultima giornata, sicuramente insomma una giornata importantissima per alcune formazioni, visto che lo Sporting Country Club porta a casa una vittoria rotonda in casa del Città di Pontinia. Stessa cosa vale per l'Heracles Città del Golfo che batte il Flora 92-5-2. E il Real Fondi che si garantisce la salvezza matematica vincendo per 5-4 contro il Buenaonda. Non è ancora tutto definito, perché c'è anche il Lido il Pirata Sperlonga che batte per 5-3 con Sporting Terracina. Lo Sporting Terracina che ha giocato in settimana il recupero e ha battuto per 5-3 il Legio Sora, quindi sicuramente insomma un finale di campionato molto interessante. È vero anche che comunque lo Sporting Terracina, anche se è presente nel discorso legato alla zona play-out, ma è vero anche che il distacco dal Flora 92, che adesso è ultimo nella graduatoria delle quattro formazioni che disputeranno il play-out, è più di 8 punti, quindi sarebbe retrocessione diretta, come l'era stata qualche settimana fa lo Sporting Country Club, ancora più giù. Quindi il recupero del Country Club in casa con questa vittoria fuori casa con Pontinia le garantisce adesso una classifica molto più ottimale, anche se mancano ancora 2 giornate, quindi bisogna ancora verificare il tutto su questa classifica. Il prossimo turno, che ci sarà appunto sabato prossimo, per poi andare all'altra giornata che ci sarà fra 2 settimane. Comunque sabato prossimo Sporting Country Club giocherà contro il Buenaonda, che ha tutto l'interesse a vincere il match, visto che sta lottando per la zona playoff. Ancora Real Fondi contro Latina 2017 Futsal, Lido il Pirata fuori casa per lei il big match contro la capolista Unitet Pomezia. E ancora Flora 92 che giocherà contro lo Sporting Terracina e Heracles contro il Città di Pontino. Quindi tutte una serie di gare che chiaramente in base al risultato può sicuramente dare dati importanti. Quindi appuntamento per questo campionato a sabato prossimo.